Race is Life, l'idea di chi è? Di questo personaggio. Siamo con Pippo Serlini, il patron di questa iniziativa, il responsabile del centro vendite Motomarche Visenzi di Brescia in via Tadini a Campogrande, e lui che ha avuto questa grandiosa idea dopo diversi anni di festa della Givi, festa della Motomarket, fatta con un certo stile, con una certa impronta, ha voluto fare una festa dedicata completamente ai motociclisti, ovvero alla sua clientela. Pippo, un lungo lavoro di preparazione, ma già siamo, non è ancora iniziata la festa, ma già qua c'è un mare di gente, non riesco più neanche a dirlo. Innanzitutto buonasera a tutti e ringrazio l'amico Franco per l'opportunità e per la presenza sempre costante sui nostri appuntamenti che facciamo quotidiani. Siamo qua adesso che sta cominciando a arrivare un po' il tutto di questo evento che abbiamo battezzato come Races Live, dedicato al mondo corsa. Difatti l'abbiamo fatto in collaborazione Motomarca Visenzi con Mottini Corse e con Ducati Brescia, che sono dei partner con i quali collaboriamo sempre, e soprattutto in previsione anche dell'anno prossimo, che la Motomarca Visenzi sarà con Mottini Corse nel campionato CIV Stock 600. È un programma ambizioso che a cui abbiamo stretto, per cui prevediamo Stock 600, 3 gare dell'Europeo come wild card, 2015 Europeo, se ce la facciamo 2016 Mondiale. Tanto cuore, tanta passione e tanta grinta. Ma di ospiti qua ce ne sono tantissimi, vogliamo citarne qualcheduno anche del Mondiale? Sì, stasera tra l'altro presenteremo Lorenzo Zanetti, Mondiale Supersport Honda Tenkate, che ha firmato di nuovo quest'anno, nel 2013 ha fatto quinto, si ripete l'anno prossimo nella 600 Supersport Mondiale, e verrà supportato dal nuovo marchio di Casa Visenzi, che sarà marchio Evic, che è in collaborazione appunto con noi per la stagione entrante. Allora Pippo, i tempi sono difficilissimi, di soldi ce ne sono sempre di meno, ma la Motomarca continua a lavorare bene. Dove sta il segreto? Ma il segreto io credo stia numero uno in quello che il nostro presidente ci trasmette, per cui professionalità, serietà, qualità del lavoro, tanta spina dorsale e soprattutto tanta passione per le due ruote. E la passione stasera è qua tutta, man mano vedremo gli ospiti, già ne abbiamo sentito qualcuno, ne sentiremo tanti altri, grandi nomi, grande appuntamento, Races Life, Brescia, ristorante Il Giardino, Paderno, Franciacorta, Motomarche Visenzi, la nostra festa. Grazie a tutti. Race is Life, team Mottini Corse, Nicola Morentino, campione italiano della Stock 600. Nicola Junior ci tiene a dire, perché c'è anche nonno Nicola. Allora, una carriera giovanissimo, 19 anni, una carriera in sella alle moto, da tutta la trafila dalle mini moto fino al campionato italiano CIV della categoria Stock. Allora Nicola, quest'anno una grande soddisfazione. Sì, quest'anno è andata bene, sono contento per Claudio che ha fatto molti sacrifici, e grazie a lui che ho corso quest'anno, e se lo merita tutto. Allora, Ariano Irpino, quindi dalla Campania, una terra che non ha dato tanti piloti, anche se qualcuno dal sud sta arrivando e sta andando forte, come si cresce in moto in quelle zone? È un po' più difficile di qui, sia per gli sponsor sia per gli spostamenti, perché tutte le piste sono lontane, però piano piano uno fa quello che riesce a fare. La stagione 2013, come sei arrivato a questo titolo? Quante vittorie? Il titolo è stato del team, abbiamo vinto come team, abbiamo vinto penso 5-6 gare, grazie a questa costanza abbiamo vinto. Allora, l'anno prossimo cosa farai? Bella domanda, la posso fare a te? Perché ancora non lo so cosa farò il prossimo anno. Ragazzi, questo va forte, eh? Una moto sotto sedere gliela vogliamo mettere, o in bocca al lupo per il 2014. Crepi il lupo. Formula 1, la vera Formula 1. Di Fabrizio Pirovano, eccolo qua.
tra gli ospiti di onore a questa bellissima festa Race is Life non poteva mancare per diversi motivi il nostro campione bresciano Lorenzo Zanetti. Quest'anno al Mondiale Super Sport è uno dei principali protagonisti con il team Pata Honda. Allora Lorenzo, una stagione, quella del 2013, che ti ha visto con qualche sofferenza, anche per qualche caduta, ma con dei bei risultati. Innanzitutto buonasera a tutti. Sì, diciamo che è stata un passo indietro dalla Superbike, come dicevamo inizio stagione, ma consapevole che entrava in una famiglia Honda e supportato ufficialmente, quindi con il meglio, il top di materiale e di supporto per provare a fare una stagione al vertice. Così è stata, tolto sì purtroppo l'incidente che sono stato coinvolto a metà stagione, che forse mi ha un po' fermato, perché a livello fisico e psicologico non è stato facile. Venivo poi da un ottimo podio di Monza, sono riuscito a reagire, questo è fondamentale, grazie anche all'aiuto di chi mi è stato vicino, dei dottori che mi hanno messo in condizione di rientrare in pista solo dopo 12 giorni e quindi di finire la stagione in una quinta posizione, direi più che positiva, era il nostro obiettivo e l'abbiamo raggiunto. Allora, per il 2014 ci sono già grandi progetti pronti? Sì, questo appunto, avendo finito quinto, quindi rispettando gli obiettivi prima degli italiani, avevo un contratto di un anno con l'opzione che Honda ha fatto valere. E comunque anche io ho fatto valere, perché mi sono trovato bene e ho voluto dare continuità a un progetto intrapreso quest'anno, perché in 6 anni ho cambiato 6 moto e team e categoria ogni anno. Quindi poi alla fine non riuscivo mai a dare continuità a un progetto. Riuscirò finalmente quest'anno a realizzare appunto questo piccolo obiettivo di continuare per 2 anni consecutivi e cercherò di migliorare il quinto posto. Quindi. Lorenzo, questa Honda com'è? Beh, è la mia moto, quindi sai come quando è la tua gli vuoi bene, gioia e dolori, no? Un po' come donne e motori, gioia e dolori, e quindi a volte mi fa cadere, ma a volte mi dà delle grandi soddisfazioni, quindi ci sono legato. Grazie Lorenzo Zanetti, in bocca al lupo e buona festa, buon Race is Life. Crepi il lupo, ciao, grazie a voi. Loro qua non credo che abbia cambiato niente, con moto ancora uguale, l'avete fatto. Tra i vari ospiti bresciani, bergamaschi, perché questa qui è una festa interprovinciale, non poteva mancare anche uno dei protagonisti del campionato assoluti d'Italia di enduro. Siamo con Nicolas Pellegrinelli, uno dei giovani più promettenti di questa disciplina, un ragazzo che ha già fatto valere e vedere quanto vale. Allora, com'è andato il 2013, Nicolas? Beh, per me è un anno senz'altro molto positivo. L'unica pecca è stata appunto il campionato degli assoluti d'Italia, in cui ho finito quarto, però per il resto ho partecipato al campionato europeo vincendolo e al campionato italiano under 23 vincendo anche quello, per cui senz'altro un'annata da ricordare. Gli assoluti sono delle gare molto molto dure, molto impegnative, e ci può stare anche qualche imprevisto. Allora, il campionato europeo, una competizione importante, quindi un titolo che ti entra nella tua carriera e che sicuramente ti farà onore. Sì, io avevo già vinto nel 2009 la Coppa Europa col 50, però era una gara singola e eravamo in 10, per cui era stata una cosa un po' così. Invece questo ha confermato un po', diciamo, quello che erano le aspettative, per cui una grandissima soddisfazione. Allora, tu fai parte della squadra di un grandissimo appassionato che è Comotti, no? Ti ha scoperto, ti ha promosso, io mi ricordo che ti ho intervistato ancora quando avevi vinto questo titolo con la 50 e lui era orgoglioso di aver scovato un bravo pilota come te. Quest'anno con loro, l'anno prossimo come? L'anno prossimo sarò sempre con loro, però subentrerà un nuovo sponsor che metterà a disposizione il budget per partecipare a tutto il campionato mondiale, per cui l'anno prossimo parteciperò a assoluti d'Italia e campionato mondiale. Con quale moto? Sempre con KTM 125 due tempi, l'ultimo anno che posso fare la Youth Cup, la Under 20, per cui vediamo cosa si può fare. Brescia, Bergamo, terra di enduristi, qui siamo poi in casa anche dei grandi campioni, e una tradizione che non finisce mai. Dobbiamo tornare a portare in alto il valore dell'enduro italiano. Quest'anno abbiamo vinto con Salvini un titolo mondiale, l'ultimo prima di lui è stato Mario Rinaldi, dobbiamo spingere.
Sì, sì, assolutamente, al massimo impegno ci sto mettendo. È già oramai 2-3 settimane che ho iniziato gli allenamenti. Siamo al 100% per far bene l'anno prossimo. Quest'anno ho iniziato un po' male la stagione e sono andato via via aumentando, e l'anno prossimo punterei sull'iniziare già al 100%. Bene, ringraziamo Nicolas Pellegrinelli, buona festa, buona Race is Life anche per gli enduristi, non solo per i velocisti. Grazie. Grazie a voi. 125. Abbiamo poi il numero 6, Pellegrinelli. Ecco, purtroppo non è con noi stasera la nostra collega di Milano Campolini, che però nel polmone siamo con lei. E quindi devo dire grazie a loro, eccoli qua. Vediamo la faccia come il taglio stasera. E diciamo che loro quando si hanno cambiato. La festa dei motociclisti bresciani non poteva mancare la motociclista bresciana per eccellenza, ovvero Miriam Orlandi. Record imbattuto di viaggi, perché il suo viaggio è storia ormai, è storia del motociclismo, è storia dell'avventura, è storia veramente della, così, dell'umanità intesa come disponibilità verso gli altri, perché Miriam è una persona particolare. E dopo tantissimo lavoro, dopo tanta peregrinazione, è pronto il suo libro. Vogliamo parlarne, Miriam? Ma allora, hai detto giustamente, è stato un grosso lavoro, perché ho preteso di avere le fotografie che accompagnavano il testo. Per me era assurdo mettere le fotografie nel centro del libro, per cui ho dovuto lottare un po' con gli editori che volevano togliermi una storia perché è troppo piccante o perché è troppo scabrosa, e quindi alla fine ci sono voluti 3 anni per poter realizzare questo libro, che era il secondo sogno dopo aver fatto il viaggio. E quello che si trova all'interno non è solo un racconto a mo' di diario, ma è più anche un racconto dell'anima, è le sofferenze, le fatiche che ti capitano in viaggio, sono gli aneddoti e gli incontri, perché in fondo il viaggio non è solo chilometri. Se fosse solo chilometri basterebbe girare in pista. Qui invece si cerca di incontrare l'altro, di conoscere il mondo che ci circonda, e qui credo di essere riuscita a fare un bello spaccato di 2 anni in viaggio dall'Argentina all'Alaska. Vogliamo ricordarli i numeri del tuo viaggio, perché sono numeri importantissimi. Allora, come ho scritto, è un sogno, 23 mesi, 52.000 chilometri, 22 nazioni, 3 Americhe. Il vantaggio di aver avuto la possibilità di stare in giro tutto questo tempo sta nel fatto che ti puoi immergere nelle realtà, puoi non solo incontrare ma conoscere, capire, comprendere, addentrarti in una cultura e lasciarti modificare dalla cultura. La cultura di un popolo diventa piacevolmente tua, anche solo magari per un breve periodo di un mese. Miriam, i ricordi di questo viaggio difficilmente si dimenticheranno. Sei pronta per qualcos'altro? Cosa vuoi fare ancora? I sogni da realizzare sono tanti, come dico spesso io, dopo aver realizzato il primo, gli altri dal cassetto cominciano a bussare e dicono tocca a me. Ho tanti sogni, mi piacerebbe tanto un luogo per viaggiatori, una specie di base, piacerebbe tanto fare la guida per gente che non ha la forza, la voglia, il tempo di andare in giro per conto proprio. E si stanno realizzando pian piano tutti questi progetti. L'aiuto degli altri, il conoscere le altre culture è comunque per me la base, non è un andare in giro e basta, quindi sono tanti i sogni, sì. Allora, veniamo allo spot pubblicitario bello e buono, dove si trova questo libro? Allora, si può chiedere nelle librerie bresciane alla Compagnia della Stampa, si può chiedere anche nelle librerie italiane, sempre alla Compagnia della Stampa, oppure bisogna cercare di contattare me tramite il sito ioparto.eu, dove ve lo invio, ve lo spedisco. Questo è il metodo più facile che si possa avere, ecco. Bene, grazie Miriam, e di nuovo complimenti, e una grandissima, grandissima, grandissima motociclista. Ciao! Ciao a tutti!
non è solamente velocità, race is life qui in questa grandissima festa del motociclismo bresciano, ma c'è anche il motocross. Abbiamo qui con noi un giovane campione, Stefano Barbieri, bresciano doc, figlio d'arte, perché il papà è uno che col motocross ci lavora H24. Allora Stefano, una bella stagione quella di quest'anno. Sì, direi proprio di sì. Questo 2013 mi ha visto in sella un Kawasaki 450 nella classe MX1. Ho preso parte al campionato regionale FMI, delle quale sono comunque riuscito a vincere la classe junior. Ho preso parte al campionato italiano MX1 vincendo comunque la prova di Odolo per quanto riguarda la junior under 21. E diciamo l'appuntamento più importante di questo 2013 è stato il mondiale in Italia a Maggiora per la classe MX3, in cui sono sempre riuscito a stare vicino alla zona dei punti, ecco, diciamo, quindi è stata una buona gara, ecco. Allora, con quale moto hai corso e con quale moto correrai il prossimo anno? Allora, ho corso con un Kawasaki 450 per il team Pit Lane. L'anno prossimo correrò invece per Lancini, che è qui di Cologne, e basta, continuerò comunque con il Kawasaki, ovviamente sempre MX1. In bocca al lupo e un buon 2014, Stefano Barbieri, un grande appassionato ma soprattutto un grandissimo pilota. Crepi il lupo, grazie mille. E ora invece andiamo a sentire papà Barbieri, che del motocross è il coordinatore nazionale. Vediamo se arriva in postazione, se ci raggiunge con la divisa semi-ufficiale della federazione, con lo stemma. Allora, ciao Andrea, che piacere vederti. Ciao. Benvenuto a questa festa. Grazie mille di avermi invitato in questa bellissima festa della Givi. Allora, il motocross a Brescia non ha bisogno, diciamo, di essere introdotto, perché i titoli mondiali sono arrivati anche nella nostra terra. Tu da qualche anno sei alla guida del motocross nazionale. Una grande responsabilità. Io penso che sia un grande peso, ma anche un grande sogno realizzato. È un grande peso, ma sì, ma lo faccio ovviamente con grande onore e porto avanti questa mia attività di coordinatore nazionale del motocross da 5 anni ormai, e mi sto divertendo, oltre che essere un lavoro. H24, come dicevi tu prima, a mio figlio, e cerco di portare a Roma quello che il territorio chiede, sperando di esaudire tutti le richieste dei ragazzi che corrono sul campo. Ecco, quando si dice che la federazione deve stare vicina ai motoclub, più vicina ai motoclub che la scelta di una persona come il nostro Andrea Barbieri al vertice del motocross, penso che non si possa stare. È stato uno dei registi della famosa 6 giorni del 97 a Brescia, è stato responsabile del motoclub Verola, da cui proviene, di una grande pista dove si sono allenati in tanti. Ma il motocross in Italia, al di là dei titoli mondiali che ci danno un grande lustro, oggi di cosa soffre? Beh, oggi diciamo che è la disciplina che forse soffre minormente rispetto alle altre, perché in questa crisi, in macro crisi economica che ci attanaglia tutta l'Italia, riusciamo comunque a difenderci, perché come ben sai è ancora uno sport che riesce ad attirare i ragazzi, e con pochi soldi, pochi tra virgolette ovviamente, riusciamo comunque a praticare il nostro bellissimo sport. Allora, la soddisfazione del titolo mondiale quest'anno con Antonio Cairoli? Beh, Antonio Cairoli non c'è bisogno di riscoprirlo, fa più notizia, aspettiamo che farà notizia quando perderà, perché ovviamente è numero uno e ci dà lezione a tutti, ora di marketing, di vita, è comunque veramente un campione. Una vera favola quella di Antonio Cairoli, che parte dalla Sicilia, una terra dove il motocross forse nessuno sapeva cosa fosse, ma adesso anche in Sicilia c'è tanto motocross, o sbaglio? Assolutamente sì, io poi quest'anno, come ben sai, ho segnato la seconda prova dell'Internazionale d'Italia proprio a Noto, in una pista dove Antonio, in provincia di Siracusa, dove Antonio andava a allenarsi. Ovviamente prima di assegnarlo ho sentito il suo parere, chiedendogli se potesse andare bene per fare una gara così importante. Ha avuto il benestare anche da Antonio, non ci ho pensato un attimo per ovviamente premiare anche tutti i conterranei di Antonio a vederlo nella loro terra.
Tantissimo lavoro, avrai tempo per stare una domenica a casa? Beh, domeniche ce ne sono gran poche, perché adesso, come ben sai, seguo anche ovviamente le motoslitte, dunque partiamo subito con l'11 gennaio al Passo del Tonale e dunque siamo subito, adesso riunioni varie, siamo subito in campo, poi a febbraio partiamo con l'Internazionale d'Italia, non ci fermiamo mai. Ragazzi, Andrea Barbieri è veramente una grande risorsa per la federazione, è un uomo che è venuto dalla base ed è al vertice del motocross, un motocross che gode di tanta salute grazie anche alla sua grande passione, grazie alla federazione che gli ha dato questo incarico. Bene, in bocca al lupo a te, in bocca al lupo anche a quel ragazzo con cui abbiamo parlato prima, e viva il motocross. Grazie Crepi, auguri, buon Natale a tutti. Non solo due ruote qui a Races Life, ma anche quattro ruote. Siamo con un ospite che ci fa piacere conoscere in questa occasione. Si tratta di Maximilian Sontacchi, un pilota padovano, amico del nostro Marcello Brignone, che invece è un pilota autoctono, anzi indigeno. Ma poi parleremo anche con lui, perché ci deve raccontare qualcosa. Maximilian, mi hanno detto che ti occupi di drifting. Ci vuoi raccontare di cosa si tratta e come sei arrivato a questa incredibile disciplina? Sì, il drifting è una bellissima disciplina che è automobilistica, dove non c'è la competizione, non c'è la velocità, dove battere il tempo, dove impegnarsi a correre, ma mantenere la macchina di traverso per far divertire il pubblico. Cioè, due macchine sempre di traverso in continua derapata, quello è il drifting. Allora, come riesci a controllare questo mezzo, visto che purtroppo un incidente in moto ti ha portato in questa situazione? Allora, partiamo da zero. Io a 13 anni ho iniziato a correre in moto e a 14 anni ho iniziato la carriera di velocità, a 17 anni ho fatto un incidente per strada, è arrivata una macchina contromano e poi mi ha disarcionato ed è scappata. Dopo 3 anni e mezzo di ospedale cercavo uno sport automobilistico che mi dasse le stesse emozioni che sentivo quando andavo in moto. Ho provato rally, ho provato tante cose. Il bello del drifting è che non ha un'adrenalina come magari la velocità, ma un'adrenalina di divertimento. È lo sport più sicuro, perché non si è mai fatto male nessuno fino ad ora, e anche il meno costoso rispetto agli altri sport automobilistici. La macchina, ovviamente, ci ha voluto 2 anni e mezzo per costruire i comandi e niente, è da 5 anni che sono istruttore per i diversamente abili, 4 anni per i normodotati, tant'è vero che mio amico è venuto a trovarmi questo weekend a Castelletto, che abbiamo fatto una grande manifestazione e corsi. Bene, incredibile, bravissimo, complimenti, ma adesso vogliamo anche sentire Marcello, che ti ha portato qua, che ci ha fatto conoscere. Marcello, allora, quest'anno una stagione, cosa hai fatto quest'anno? Una stagione che ti ha visto tra luci e ombre. Allora, ciao, è stata una stagione tutto sommato positiva, ho fatto 5º assoluto nella Master Cup, un campionato, un gradino sotto il campionato italiano velocità. Ho concluso appunto 5º, il campionato si basa su 5 gare, la prima purtroppo si è corsa con la pioggia, io sulla pioggia faccio un po' fatica, infatti nella seconda gara sono arrivato 2º in volata con il primo, in un'altra gara purtroppo una caduta mi ha messo fuori dai giochi mentre lottavo per il podio e nelle 62 gare mi sono difeso, quindi alla fine un 5º posto che mi soddisfa a metà. E ringrazio per l'impegno il team NTR, in particolare persone Mauro Agostini e Paolo Venturini, che mi hanno aiutato e mi rifarò l'anno prossimo. Ecco. I programmi per il 2014? Sì, farò il trofeo Honda con il team Itaba Moto di Milano. E abbiamo già fatto un test recentemente, adesso stiamo programmando per la Spagna un'altra uscita a febbraio. Bene, l'in bocca al lupo è d'obbligo per Marcello, lo sentiremo poi in altre occasioni, è un afficionato della motomarca Visenzi e quindi sicuramente ci racconterà magari a inizio stagione le prime impressioni. Ma Maximilian, ti manca la moto o c'è ancora una possibilità? Allora, io in tutti questi anni, come ogni motociclista che purtroppo ha un incidente così, il sogno di ogni motociclista disabile è tornare in moto.
e posso essere orgoglioso perché è da 2 mesi che abbiamo creato un super motard per disabili. Una cosa molto impegnativa, molto difficile, ma adesso lo stiamo sviluppando molto molto bene e l'anno prossimo faremo, credo, il campionato italiano motard. Gli unici 2 disabili, io e un altro ragazzo. Signori, se non è passione questa, io non so come altro definirla. In bocca al lupo a Maximiliano, in bocca al lupo a Marcello e un buon 2014 a tutti quanti. Grazie. Crepi il lupo, grazie. Ciao. Allora, l'applauso per Walter.